Un saluto a tutti gli utenti da Emilia Senzale, questa volta un ospite che io definisco davvero d'onore. Per la rubrica Linea Azzurra Gola ai microfoni di Napoli Village ho l'onore e il piacere di ospitare Luca Sepe. Non ha secondo me davvero bisogno di presentazioni ulteriori, il noto cantautore, produttore musicale, noto soprattutto tra i tifosi del Napoli proprio a causa, attraverso insomma i suoi capolavori, le sue canzoni legate ad alcuni giocatori del Napoli. Un saluto a te, Luca. Un saluto a te, cara Emilia, e grazie di questo tuo invito. Allora, Luca, io vorrei proseguire insomma la nostra chiacchierata proprio legandomi a quelle che sono le tue canzoni. Anzitutto, come poter evitare, visto che il tuo primo grande successo, Tinto d'Azzurro, è stato dedicato a Lavezzi, non posso proprio evitare di chiederti un commento su quella che è l'indiscrezione fortissima delle ultime settimane, ossia l'addio di Lavezzi alla maglia azzurra. Tu che ne pensi? Io penso che ci sono delle cose che fanno parte del corso naturale della vita. Come era quasi naturale per questo cosiddetto corso appunto della vita che Maradona passasse i 7 anni della sua carriera, di 7 anni più importanti e soprattutto quelli finali della sua carriera a Napoli, così è inevitabile che un calciatore più giovane e un calciatore ancora con tanto da dare e soprattutto con tanto da prendere si orienti verso situazioni societarie amministrate in maniera differente. In sintesi, io sono uno che ho dimostrato il mio amore per la maglia prima di tutto e poi per questo calciatore che sembrava quasi un pezzo di un puzzle mancante all'interno di una città e di una squadra come Napoli, uno spugnizzo argentino che ovviamente ha dato tanto e che ha avuto tanto ed è stato amatissimo da me e dal pubblico. Trovo però che sia maturo, che sia quasi naturale dover ammettere che è comprensibile il suo comportamento da professionista, un po' per le offerte notevolmente irrifiutabili che gli sono state fatte, soprattutto quella che poi lo ha visto ormai praticamente passato ad una squadra francese, ma anche dal punto di vista della carriera. La nostra è una squadra straordinaria con una politica di crescita che è appartenuta a un giocatore in crescita. Nel momento in cui il giocatore è consolidato, la società non dà segni di voler cambiare ed operare, di appunto apportare cambiamenti alla propria politica, io credo che sia giusto che un calciatore che può fare una scelta, magari l'ultima importante della sua carriera, la faccia con una convenienza economica e prestigiosa non indifferente verso il Paris Saint-Germain. Allora, Luca, per un Pocio Lavezzi che a quanto pare lascia l'ombra del Vesuvio, c'è un altro giocatore uruguaiano che invece continua a decantare il suo amore, appunto, ne hai parlato tu stesso, l'amore per la maglia azzurra. Sto parlando di Cavani. Tra l'altro, la tua arriva Cavani è arrivata fino in Uruguay, dove è piaciuta tantissimo agli amici del nostro Matador. E allora ti chiedo, per lui che decide di restare, a quanto pare, a dispetto di tutte le indiscrezioni di mercato in maglia azzurra, che ne pensi? La prossima stagione come sarà per Cavani? Io penso che innanzitutto è inevitabile che i top players, quali Cavani e tanti altri, siano al centro di anche se vogliamo di gossip calcistici e anche di situazioni di mercato veritiere o meno. Fatto sta che lui è uno in vista, in voga, ed è quindi inevitabile che faccia parte di queste grosse situazioni che vedono il mercato così già movimentato anche alla ricerca dello stesso Cavani. Io penso che Cavani resti al Napoli, questo sia una certezza. Lui ha fatto delle scelte e tra le altre cose si trova bene nella nostra città e nella nostra squadra. È un simbolo ormai anche lui della rinascita partenopea sotto tutti i punti di vista e nello stesso tempo è un calciatore equilibrato dal carattere sicuramente molto forte e nello stesso tempo deciso e comunque anche come dire equilibrato rispetto a magari anche allo stesso Lavezzi. Io credo che sia un uomo squadra importante assolutamente per la riuscita finalmente di importanti traguardi quali quelli che abbiamo già raggiunto quest'anno con la Coppa Italia, ma finalmente sarebbe ora di pensare ad uno scudetto
perché i napoletani e Napoli se lo meritano assolutamente. E a questo punto io mi sposterei al centrocampo, dopo aver parlato insomma dell'attacco, e proprio in riferimento appunto a un'altra tua idea musicale, volevo chiederti di Hiller ha deluso molti, tu non a caso l'hai voluto insomma decantare in quella che è stata in quello che è stato il tuo riarrangiamento. Volevo chiederti, Hiller ha deluso anche te, questo leone per molti insomma trasformato in tigrotto, oppure secondo te la prossima stagione potrebbe essere quella decisiva per Hiller? Io dico che quest'ultima che hai detto è lei, nel senso che fondamentalmente Hiller non si può dire che abbia deluso. Io credo che i calciatori vanno interpretati e vanno utilizzati nella maniera che è a loro più consona. Ora, il top player o il calciatore che ha un grande spirito di adattamento riesce ad abituarsi a certi ruoli e posizioni che magari in origine non gli appartengono. Non che Hiller non lo sia, ma abbiamo acquistato Hiller per farlo giocare più o meno come giocava nell'Udinese, e avrebbe dato grandi soddisfazioni. Quando si è trovato a Napoli in un modulo completamente diverso da quello che era consono alla sua persona calcistica, io credo che sia stato inevitabile che lui sia sentito spiazzato. Un Napoli che poi è stato altalenante nell'intero campionato, a un certo punto, in virtù di tanti cambi, non ha lasciato, secondo me, allo stesso Mazzarri la lucidità di poter comprendere come andava utilizzato. Resta per me comunque un grande campione e sono sicuro, come tu dicevi, che quest'anno ci darà i suoi risultati migliori. Allora Luca, il nostro tecnico Mazzarri resterà e, come tu stesso hai suggerito, ci aiuterà insomma a conquistare a grandi traguardi e perché no altri trofei. Bigon è impegnatissimo insomma nel calciomercato, io questo volevo chiederti, da un tuo commento da cuore azzurro, cosa ti aspetti da questo calciomercato? Dove rinforzeresti la rosa del Napoli? Allora, il Napoli va rinforzato un po' dovunque, sicuramente c'è una difesa che è stata causa quest'anno di grandissimi problemi, e è vero che il Napoli ha segnato un bel po' quest'anno, ma è anche vero che ha incassato troppo. Un De Santis che l'anno scorso era imbattuto, quest'anno sembrava un po' un colabrodo, e non era colpa sua, ma colpa di una difesa che lasciava effettivamente troppo spazio all'avversario. Appena arrivavamo con delle squadre che avevano delle ripartenze pari alle nostre, ci trovavamo in serie difficoltà. E devo dirti la verità, io credo che prima di tutto si debba rafforzare la difesa, poi trovare un Lucio Lavezzi che possa servire Cavani in maniera almeno sufficientemente pari a quella che lo stesso Lavezzi ha fatto, se non di più, perché noi dobbiamo andare a migliorare. Via Lavezzi deve venire un calciatore più forte, non forte alla pari. Quindi io penso che il mercato non sarà facile, però ho fiducia in un presidente che non ha mai concesso niente e che ha voglia di vincere, e quindi vediamo cosa succede. Luca, prima insomma di salutarti, ho letto che hai pubblicato un nuovo disco. A proposito di questo, hai un saluto particolare da fare ai tanti tuoi tantissimi fans? Qualche anticipazione? Parla proprio senza alcun problema. Grazie cara, beh, io ne approfitto per salutare tutti quelli che innanzitutto tutti i giorni mi ascoltano alla radio, li saluto, li ringrazio e spero che se non fosse effettivamente per loro tante cose non potrebbero accadere. E poi li invito ad ascoltare questo mio nuovo lavoro che si chiama Meglio dal vivo che dal morto, un disco in linea con il Luca Sepe degli ultimi anni, un Luca Sepe divertente che ha parlato un po' tutte le canzoni di maggior successo di questi ultimi anni e le ha raccolte in un disco suonato dal vivo, perché poi in realtà è una sintesi dei tanti appuntamenti che mi hanno visto protagonista su piazze e teatri nella Campania, però è giusto regalare le stesse emozioni dal vivo anche alle persone che magari non sono riusciti ad esserci a un concerto. Quindi lo trovate in tutti i negozi di dischi, sui canali digitali, quindi su iTunes eccetera. E poi niente, voglio anche ricordare una cosa importante per tutti gli amici che mi seguono, che il 12 di luglio, che è insomma un giovedì,
tutti gli amici di Luca Siepe possono venirlo a trovare al Centro Vulcano Buono di Nola per questa terza edizione del Luca Siepe and Friends, un evento di beneficenza in collaborazione con l'UNICEF che raccoglierà fondi per ridurre il tasso di mortalità dei bambini nel mondo, perché purtroppo nel mondo, secondo una statistica, muoiono 22.000 bambini al giorno. Non farò solo in quell'occasione, con me ci saranno grandi nomi, ci sarà Katia Ricciarelli, ci sarà Shakirei, ci sarà Alan De Luca, ci sarà Carolina Marconi, ci sarà Peppe Barra e ancora Enzo e Sal, davvero tanti. Io ringrazio di cuore Luca Siepe, un saluto speciale da Emilia Senzale per essere intervenuto ai microfoni di Napoli Village per la rubrica Linea Azzurra Gol. Ciao e grazie a te, Emilia.